Siano lodati Gesù e Maria. Allora ragazzi e anche adulti, questa è una domenica molto importante perché è la domenica del cieco nato. Avete sentito che nel Vangelo c'è l'episodio di uno cieco dalla nascita, per voi che eravate a casa come la mia gattina, che non ce l'ha mai avuto gli occhi ed è tuttora cieca perché purtroppo nessuno gliel'ha aperti. Io gliel'ho chiesto al Signore se è possibile di farla vedere, ma non mi ha esaudito. Ed è una domenica importantissima. Per capire questa domenica dobbiamo pensare alla veglia pasquale. Mo io sarei tentato di fare una domanda, però forse è meglio che non la faccio perché sennò mi sento male. Chi di voi ha mai partecipato in vita sua il Sabato Santo ad una veglia di Pasqua? Chi l'ha mai vista? Proviamo ad alzare la mano? Però poi alzate la mano chi l'ha mai vista, dai, può darsi che bene ste mani alzate e così mi rendo conto. Siamo intorno al 35%, 30-35%, chiudete la mano. Allora, è quella, guardate, anche per voi che c'è il battesimo, durante la veglia pasquale, sapete, la veglia pasquale comincia con la benedizione del cero pasquale che sarà acceso nel battesimo, io poi al termine del battesimo accenderò una candela, la darò ai padrini e ai genitori, dirò: ricevete la luce di Cristo. Capite il contrasto tra luce e tenebre, no? Viene benedetto il cielo la notte di Pasqua, dopodiché si entra in chiesa ed è un'esperienza bellissima. La chiesa deve essere buia pesta. Buia pesta. E si entra alla luce di questo cielo, che capite, il cielo è una luce fioca, però è bellissimo vedere questo cielo, perché il cielo rappresenta la luce di Cristo risorto, cioè la luce che Cristo ci è venuto a portare. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo, questa è la liturgia di oggi. Sapete chi è il cieco nato? Chi è il cieco nato? Sì, con gli occhi del corpo. Senza offesa. Giosuè, come tutti noi, è nato nell'anima, chiaramente penso che capiate, perché Giosuè ci vede grazie a Dio bene. Ciechi siamo tutti quanti, perché ci sono due occhi, o meglio due viste nell'uomo, quella del corpo, che penso che qui dentro per grazia di Dio gli occhi ce li abbiamo tutti, ma poi ci sta la vista dell'anima, figlioli miei cari. Questi occhi, verrà un giorno, facciamo così, così non si offenda nessuno, qua a Sermoneta siamo tutti molto longevi, tra 150 anni, va bene? Quindi nessuno si offende, tutti sti occhi del corpo saranno tutti chiusi, state proprio tranquilli. Ok? E quelli dell'anima? Si chiudono secondo voi quelli dell'anima? Si chiudono a condizione che uno l'abbia aperti qui. Voi pensate che gli occhi delle vostre anime siano tutti quanti aperti? E cosa significa avere gli occhi dell'anima aperti? Allora, siamo in Quaresima, quindi mi perdonerete se oggi i discorsi si fanno un po' impegnativi, ma questo è il periodo dell'anno indicato per fare discorsi un po' impegnativi. L'inferno. Esiste secondo voi l'inferno? Esiste sì o no? Ma ci starà qualcuno all'inferno? Però forse esiste, però quando andare all'inferno uno deve essere proprio cattivo, deve essere, che ne so, Matteo Messina Denaro, che oggi va de moda, no? Quello è un criminale, un delinquente, insomma. Oppure Stalin, ma che facciamo? Che ne so, ditemi un altro cattivo, proprio di quelli proprio John cattivi. Wick. Eh? John Wick. Chi è John Wick? Eh? Nino Pannetta. E questo chi si arriva? Vabbè. Quindi soltanto questa gente forse va all'inferno se esiste. E che cos'è l'inferno? Ma che cos'è l'inferno? È posto tranquillo, vabbè, stai un po' in castigo, stai dietro la lavagna, no? Si soffre quanto? Ma si esce dall'inferno? Voi lo state imparando, voi lo state imparando a catechismo, ma sia voi piccoli che grandi, dovete far, ma ci credete sul serio? Ci credete sul serio? Ci si crede sul serio oppure no?
Allora, ogni tanto il nostro Signore, siccome non ci bastano le prediche dei parroci, anche perché i parroci possono sembrare anche un po' tocchi alcuni che parlano ancora di queste cose nel 2023, a me qualcuno me l'ha detto, sei tanto intelligente, c'hai due lauree, siamo nel 2023 e ancora parli di queste cose. È la verità, Quindi, intelligente tanto non lo so, non sta, però due lauree ce l'ho, ok? E parli ancora di queste cose, ancora credi a queste cose, mi meraviglio di te. Allora, siccome la Madonna, voi sapete che nel 1917 è apparsa in un posto che si chiama Fatima, conoscete questo? Sì! È un'apparizione ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa, per cui non è che si può dire, ma chi lo sa se era la Madonna o era qualche pazzoide che se l'è sognata di notte. Madonna, Fatima c'è anche sul nostro libro. È certo che c'è sul nostro libro, bravo! La Madonna Fatima ha parlato dell'inferno in tre circostanze. La prima cosa gliel'ha fatto vedere ai pastorelli di Fatima, per un secondo. Un secondo. Loro hanno visto un fuoco enorme che si è aperto dentro la terra, dove le anime entravano con forme umane e uscivano fuori con forme mostruose, tipo i mostri che si vedono nei film fantasy, gli orchi del Signore degli Anelli, tanto per far capire. E i diavoli, che nuotavano sempre dentro queste fiamme, avevano delle forme ancora più mostruose di quelle anime. La visione è durata un secondo, i bambini gli stavano prendendo un infarto. E Suor Lucia ha lasciato scritto, meno male che è durato un secondo, altrimenti saremmo morti di dolore e di spavento. Voi pensate, la Madonna, sarà buona la Madonna, che non c'ha... I bambini avevano 7 anni, 8 anni e 11 anni. Sapete che qualche catechista, negli anni passati al Borgo, passò i guai perché c'era qualche mamma che gli è andata a fare una partaccia perché si era azzardata a parlare durante il catechismo ai bambini dell'inferno. Gli ha detto, ma che se... Ma tu non li terrorizzi a questi qua? Tu gli parla delle cose, gli parla del paradiso, gli devi parlare che Dio è buono, mica dell'inferno. Questi mi si terrorizzano. Oh, la Madonna che fa? Non era una buona catechista, perché gliel'ha fatto vedere l'inferno a un bambino di 7 anni. C'è qua un bambino di 7 anni, è piccolo un bambino a 7 anni, Francesco aveva 7 anni, voi ce l'avete di più. Io ce l'ho 7. Sì. Allora gli ho detto, avete visto l'inferno? Dove vanno le anime dei poveri peccatori? Oh, per salvarle Dio chiede la devozione al mio cuore immacolato, eccetera, eccetera. Questo è il primo intervento. Secondo intervento, la Madonna ha rivelato qual è il peccato che porta più anime di tutte all'inferno. Voi lo sapete? Ha detto queste testuali parole. Qua i piccoli è meglio che non capiscono troppo bene, speriamo che non capiscano, ma ho paura che qualcosa la capiscano. No. La Madonna ha detto queste parole, i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne, quelli che piano piano che crescerete, il catechismo, adesso speriamo che non che li ignorate, si chiamano i peccati impuri. E ha detto anche un'altra cosa, che i peccati hanno tanti peccati, ma ci sono alcuni dannati che sono all'inferno solo per questo peccato, cioè il minimo comune denominatore dei dannati, cioè quello, il peccato che hanno tutti i dannati, è il peccato impuro. Ha detto la Madonna, non l'ho detto io. Voi pensate che i peccati impuri oggi, tra i grandi, non vengono commessi? Siamo tutti quanti puri e santi? Gli abiti bianchi dei matrimoni sono tutti quanti bianchi come erano i bianchi gli abiti delle nostre nonne, secondo voi? Ditemi un po'. No, sto dicendo queste cose, capite perché no? Cosa vuol dire essere cieco? Voi pensate che molta gente che vive in una situazione di questo genere è consapevole che facendo quelle cose si sta preparando l'autostrada verso l'inferno? No. E così veniamo alla terza cosa che ha detto la Madonna sull'inferno. La stragrande maggioranza dei dannati è gente che all'inferno non ci credeva. E quando sentivo una predica come questa di oggi, diceva al parroco, come meraviglio di te che c'hai due lauree, siamo nel 2023 e ti metti a dire ancora queste cretinate in giro che magari ci pure credi. Ok? Chi è che...
la maggioranza delle persone che vanno all'inferno non ci credevano, cioè erano ciechi, quindi camminavano così. Io mo provo, provate a fare questo, magari fatevi prendere per mano da qualcuno, no? Provate a chiudere gli occhi, a camminare. Allora, al diavolo, se uno non ci crede a queste cose, se uno pensa che Don Leonardo oggi si è bevuto qualcosa e sta dicendo delle cose un po' strane, all'inferno si embriagano, fanno la festa che finisce mai, perché non vogliono assolutamente che queste cose siano né dette né credute, perché se nessuno ci crede l'inferno si ingrassa. E voi dite, ma che gliene importa al diavolo di portasse la gente all'inferno? Ci avete mai pensato? Ma perché il diavolo si vuole portare la gente all'inferno? Perché? Ci avete mai pensato? Ma che gliene importa? Vuole portarci a far soffrire eternamente. Ma perché? Perché lui combatte una guerra persa, però la combatte, la perderà, però intanto qualche danno lo fa prima di perderla. E contro chi è la guerra? Contro chi combatte la guerra Dio? Il diavolo? Contro di noi, secondo voi? Non la combatte contro Dio, lui odia Dio. E come mai, se odia Dio, se la prende con noi? E vuole portarci all'inferno. Ci avete mai pensato? Vedete che significa essere ciechi? Io quando parlo con questi ragazzini del catechismo cerco di fargliele capire alcune cose. Perché ce la prende? Perché ci vuole portare all'inferno? Che gliene importa che andiamo all'inferno? Attenzione, per ogni anima che va all'inferno e che quindi soffrirà, i demoni soffrono ancora di più. Pensate a quanto sono stupidi. Ma ci portano lo stesso. Sapete perché? Guardate un po' quel signore con la S maiuscola che sta lì sopra. Perché noi, agli occhi di Dio, valiamo la morte di sua. Lui ci vuole bene, ci vuole felice, vuole portarci in paradiso. Ma siccome il diavolo si è ribellato a Dio e lo odia, pensate che il diavolo a Dio possa fargli qualcosa? Pensate che il diavolo possa competere con l'Altissimo, possa vincerlo, possa farlo soffrire? Il diavolo non si mette in testa, adesso vado da Dio e gli spacco la faccia. Lo può fare secondo voi? Lo può fare? Qualcuno può competere con Dio secondo voi? Alzi la mano, poi ci provi, se crede. Con Dio non può competere. Allora se la prende con chi? Con noi. Dice, a te non ti posso fare niente. Ma a te ti piacciono tanto gli esseri umani, giusto? Le hai creati voi, sappiate che ciascuno di voi, c'ha un'anima che ce l'hai soltanto tu e non ce l'avrà mai più nessuno. È un pensiero particolare di Dio, ha delle caratteristiche particolari che ce l'ha solo quella persona. Se quell'anima si danna, il cielo non vedrà mai la bellezza di quell'anima e Dio non si godrà la bellezza di quell'anima. Ci avete mai pensato a queste cose? E allora il diavolo dice, bene, a te non ti posso fare niente, ma questi io me li porto tutti quanti con me. Scommetti? Capito? E stare attenti che se non crediamo alle cose e non abbiamo gli occhi dell'anima e continuiamo a campare alla tira a campare, il pericolo che fa una brutta fine, amici cari, e ve lo dico perché sono il vostro parroco e vi voglio bene, anche se possiate pensare male di me, c'è. Perché come diceva il Cardinal Siri, e chiudo, per andare in paradiso, tra poco noi daremo la fede a Giosuè, bisogna crederci, servire Dio, amarlo e osservare i comandamenti dall'uno al decimo. Per andare all'inferno non devi credere a niente, anzi, se non credi a niente, meglio ancora, perché ci andrai per direttissima. Basta semplicemente che fai tutto quello che ti passa per la testa, tutti i giorni e tutte le ore, senza rendere conto a nessuno. Sapete qual era il motto del fondatore del satanismo contemporaneo e anche di Marilyn Manson, per chi lo conoscesse? Non è adora il diavolo, Tu sei il Dio di te stesso, fai e decidi sempre e dovunque tutto quello che ti pare. Marilyn Manson e Aleister Crowley, i fondatori e uno dei più grandi cultori del satanismo. Ok? Essere ciechi significa fare tutto quello che mi pare, sempre, dovunque e comunque, rimanendo al buio e nell'ignoranza più totale di tutto ciò che attiene alla vita di fede e di grazia. Ok? Ecco perché la notte di Pasqua comincia con le tenebre illuminate dalla luce di Cristo. Dio ci lascia liberi,
Le cose che vi ho detto oggi possono entrarvi da un'orecchia e uscirvi da quell'altra. Potete pensare che sono scemo, sono esaurito, tutto quello che volete. Potete pensare tutto e potete pure andare in giro, tanto me ne dicono un sacco una sporta, c'è nessun problema. Se qualcuno le prende sul serio, però ci crede, vi assicuro che verrà un giorno in cui dirà: meno male che ci ho creduto, meno male che ci ho creduto. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.